Sono molto contento perché ci torniamo ad incontrare. Le città di Fano e Rastatt si incontrano di nuovo a distanza di 3 anni. Sabato mattina all'interno della Sala della Concordia il sindaco di Fano Massimo Seri ha ospitato una delegazione di Rastatt insieme al primo cittadino Hans Putsch. Nonostante la distanza e la pandemia, ha detto Seri, in questi periodi i rapporti sono sempre stati accesi. Un rapporto non solo istituzionale ma vero tra le persone. Il gemellaggio è nato nel 1991, quindi veramente sono tanti anni. Non devono essere rapporti istituzionali, ma devono essere rapporti fra le persone. Nascevano per rafforzare la cittadinanza europea, ma oggi assumono un'altra importanza. Assumono un ruolo di vicinanza, di collaborazione, in progettualità anche internazionali. Lo abbiamo visto anche nei momenti difficili con il Covid, la vicinanza e gli aiuti anche reciproci. E questo gemellaggio in questi decenni ha dimostrato di aver instaurato tantissimi rapporti, dai ragazzi con le scuole, dallo sport, dal bel progetto con i ragazzi con abilità diverse, Foresta Nera e Mare Blu, ma potrei fare un lungo elenco. E c'è un bel rapporto quindi anche umano, e anche questi momenti diventano momenti belli. Fra l'altro anche nel prossimo settembre arriveranno diversi gruppi che faranno le loro vacanze nella nostra città, dalla città di Rastatt, e quindi so che partiranno anche altre iniziative in rapporto con, come dicevo prima, con le scuole. Quindi è un vero rapporto. Arrivata nella giornata di venerdì, la delegazione, formata da una 40 di persone, è stata accompagnata nei luoghi più caratteristici di Fano attraverso visite guidate. Nota di questa edizione, il gemellaggio dei due gruppi storici degli sbandieratori, ovvero la Pandolfaccia e Rastatt. Durante l'evento del Palio delle Contrade, le due realtà hanno sfilato insieme lungo le vie del centro storico. Siamo molto uniti, un legame che si rafforza ogni anno sempre di più, ha commentato poi il sindaco Hans Putsch. Mi trovo molto bene qui a Fano, mi sento con amici, siamo tutti amici, mi danno sempre il benvenuto e vengo. Mi piace venire spesso qui a Fano perché è sempre un'accoglienza molto bella. Qual è il rapporto con la città e con il sindaco Seri? Molto bene, Massimo e io abbiamo le stesse idee per portare avanti questo gemellaggio, lavoriamo molto stretto insieme, anche per i nostri cittadini, e sarebbe bello che i nostri cittadini vengano a partecipare, vivere questo gemellaggio. Durante la conferenza lei ha espresso un desiderio, qual è? Il mio desiderio è che i cittadini di Fano e di Rastatt aiutano a organizzare dei viaggi, così questo gemellaggio lo riempiamo di vita, così anche questa è l'idea europea di andare avanti, di portare avanti tutti i nostri cittadini, solo insieme abbiamo questa forza per andare avanti. Aber vor allem den europäischen Gedanken zu leben, denn nur dann sind wir gemeinsam stark. A conclusione dell'incontro, le due delegazioni si sono scambiate dei doni e prodotti tipici del territorio. Io so che Massimo Seri si beve anche alcune volte un bicchiere di birra e naturalmente noi a Rastatt abbiamo la nostra birra e gli ho portato una birra con dei bicchieri forma tulipani, così lui ha la possibilità di bere questa birra con degli amici o con la famiglia a casa e si ricorda sempre al nostro gemellaggio e alla nostra amicizia.